un incontro per segnare il punto da cui ripartire. Pasquale Ciacciarelli, nel pomeriggio di domenica, ha riunito a Cassino i suoi sostenitori, ma anche i militanti della Lega in Ciociaria, tanti amministratori e rappresentanti delle associazioni, per lanciare la sua ricandidatura alla Pisana. L'obiettivo è quello di lanciare dai territori la volata al centrodestra per il nuovo governo regionale, con una candidatura forte nell'alveo della Lega, come quella del consigliere uscente. È un percorso che ormai è abbastanza rodato, abbiamo in 5 anni cercato di difendere il nostro territorio, abbiamo iniziato questa nuova campagna elettorale ancora più carichi di prima, ma soprattutto per risolvere i tanti temi risolti della nostra provincia, della nostra regione dopo 10 anni disastrosi di Zingaretti. Iniziamo questa campagna elettorale con uno slogan forte, uno slogan che deve incidere e che deve far pensare e riflettere i cittadini che si recheranno al voto il 12 febbraio. Io voglio essere la voce di questo territorio, un territorio soffocato dall'arrivo dei rifiuti da Roma, un territorio soffocato dal fatto che non funziona la sanità provinciale, un territorio soffocato per le poche infrastrutture e per l'occupazione. Ecco, parte una campagna elettorale su questi temi e soprattutto per confrontarci con i cittadini, per portare a casa e nelle istituzioni le proposte che arrivano dalla base e dai cittadini stessi. Sul palco si sono succeduti, come detto, esponenti del partito, sindaci e associazioni che hanno portato la testimonianza di quanto fatto per il territorio in questi 5 anni da Ciacciarelli all'interno del Consiglio regionale. 5 anni governati dal centro-sinistra in cui, per il consigliere neocandidato, non si è visto alcun cambiamento positivo. Il Lazio in questi 5 anni è cambiato, ahimè, purtroppo pochissimo, è solamente peggiorato, ha creato diciamo questa gestione disastrosa di questo governo di 10 anni di Zingaretti, tanta disoccupazione, tanta malasanità, dobbiamo reagire. E questa sera, che è una grandissima festa con tutti i miei carissimi amici, amministratori, sindaci e cittadini, associazioni e tante persone che sono qui a dimostrare intanto di voler condividere questo percorso, ma soprattutto di condividere la prossima avventura e io spero in maggioranza della Regione Lazio.